Finisce 2-2 Fiorentina Monza. Che palle. Un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Che palle perché tutte le volte che si gioca e c'è quell'attaccante lì, bisogna farsi segna a go da Djuric. Ora, io sono andato a vedere, ma questo avrà segnato 5 gol in Serie A, 4 l'ha fatti alla Fiorentina. Comunque, a prescindere da quello, onestamente, ragazzi, un po' pochino, cioè ci salvano Ken, ci salva Gossens, ma poi per il resto parecchi arruffoni, parecchio lenti, troppi passaggi sempre ancora in orizzontale, e poi io, Cristianuccio caro, io ti voglio bene, ma tu facevi danni quando si giocava a 4, figuriamoci a 3. Ora io che tutti i mister che vengano a Firenze li debbano per forza trovare la sistemazione a Biraguccio, cioè si impegna, per l'amor di Dio, tira anche qualche bella punizione, ma fassi anticipare da Djuric, Dio santo che le alto 1,95 m, fassi anticipare sulla corsa, ce ne vuole però, E poi, t'avevi avuto un portiere che sì, va bene, non si sarà, sarà stato fermo un anno, ma aveva fatto una prestazione che mamma mia ragazzi, cioè ci si stropicciava gli occhi De Gea, e che tu fai te? Tu prendi e tu lo lasci in panchina per fargli giocare a Terracciano, ma voglio dire, sull'onda è l'entusiasmo, o rimetti De Gea, magari non si prendeva un gol a Bischero, perché anche il secondo era molto molto evitabile, Poi io mi sbaglierò, non sono mai stato un allenatore di calcio, ma con un portiere che aveva, Dio buono, fatto delle parate assurde, Terracciano va a prendere qui gol, era 5 metri fuori all'area di rigore, io non lo so. Poi comunque sempre troppi errori anche nel passarsi il pallone, si è sbagliato tanti passaggi, che c'entra? Qualcosina si vede. Sicuramente bisognerà far integrare i nuovi arrivi, perché comunque Cataldi ha dato il suo, anche Adli quanto è entrato ha dato il suo, Bove un pochino meno, Gossens l'abbiamo visto, insomma è tutta un'altra presenza lì sulla fascia. Però un altro pareggio ragazzi, le prime 3 partite si giocava contro 2 praticamente neopromosse e una squadra insomma da medio-bassa classifica, io non ti dico volevo fare 9 punti, però perlomeno 2 vittorie me le sarei aspettate in casa, e invece dopo 3 partite siamo a 3 punti e siamo nei bassi fondi della classifica. Quindi sentiamo un attimino quello che ci hanno da dire i nostri amici e poi vi saluto anch'io e ci vediamo al prossimo video. Allora, qui abbiamo un messaggio del Chimico Viola. Saluto a tutti gli amici dell'Indiavolato da parte di Pizzacchieri. Pizzacchieri. Fiorentina gioca la quarta partita in 10 giorni e fa un 2-2. Strameritato, se era venuto qualche costina di più ancora meglio, si è visto gli inserimenti dei nuovi arrivati molto bene. E ora Palladino avrà 2 settimane di tempo per cercare di mettere insieme una squadra che secondo me farà del male e ci si divertirà quest'anno. Bene, un saluto a tutti. Bene, 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 ora ci ascoltiamo anche il Chimico Viola. Un saluto a India Viola del Chimico Viola. Sicuramente il pareggio al 96esimo di Gosens cambia un po' il mio messaggio, perché sarebbe stato molto critico, perché la Fiorentina non gioca bene, soprattutto nei primi tempi, va sempre sotto di 1-2 gol e poi diventa veramente difficile riaggiustare una gara in questa maniera. Io vorrei vedere la Fiorentina giocare come ha giocato gli ultimi 25 minuti, con un po' più di idee, ma con un'intensità incredibile. La vorrei vedere fin dall'inizio così. Speriamo di vederla dopo la sosta, perché affronteremo squadre molto più forti di quelle che abbiamo affrontato fino adesso. Un saluto a tutti. Perfettamente d'accordo con il Chimico Viola. Io ragazzi non so che aggiungere, mi gira coglioni, perché una partita che la potevi vincere, invece ti ritrovi a leccarti anche io un po' le ferite, ho le prime in sacco, e che palle ragazzi, cioè non si riesce più a vedere una vittoria, ma non ti dico netta, ma perlomeno tranquilla.
sarebbe avuto l'opportunità e non si è sfruttata per l'ennesima volta. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da parte dell'India Violato.